Va bene, vado. Sì, due parole fino al minuto. Sono orgoglioso di dedicare la giornata di Ferragosto, peraltro un triste Ferragosto che mi verrà presente nel pomeriggio a Genova, nel cuore della Locride, nel cuore dell'Aspromonte, nel cuore della Calabria, che resiste, che non si arrende, che combatte per consegnare una villa e un giardino ai legittimi proprietari che sono i cittadini calabresi che vogliono sconfiggere e lottare insieme a noi contro la mafia, la camorra e la 'ndrangheta. Ringrazio le autorità locali, ringrazio la popolazione che mi ha riservato un affetto che mi ha stupito e mi ha commosso e vediamo di meritarci coi fatti. E ringrazio anche le autorità religiose che sono fondamentali per una progressiva liberazione di questa splendida terra che proveremo ad arricchire di lavoro e di valori. E quindi non è un passaggio casuale, ma è il primo di una serie di passaggi che mi porterà qua a segnalare che lo Stato è più forte. E quindi ringrazio tutti coloro che dimostrano che l'andrangheta non ha futuro. È il passato, è la schifezza, è la sconfitta, è il fallimento e siamo più forti, siamo più bravi, siamo più belli e lo Stato dovrà dimostrare, a partire dai ponti da controllare, a partire dagli ospedali che non possono chiudere, a partire dal sostegno ai sindaci per bene, che lo Stato vince. Quindi vi ringrazio, sono onorato di essere in questa giornata in mezzo a voi, anche perché mi ha toccato l'appello dei sindaci a fare questo gemellaggio fra San Luca e Genova nel nome dell'orgoglio della rinascita. Purtroppo minuto per minuto sto seguendo ancora via cellulare le operazioni di salvataggio, di recupero, non c'è ancora un dato definitivo e vedremo di dare dei responsabili a delle morti incredibili e di dare un futuro ai ragazzi sia di Genova che di San Luca migliore rispetto al presente. Quindi vi ringrazio, mi taccio, cedo la parola alle persone più importanti di me e mi preparo a firmare. Io ringrazio il ministro, il commissario, e accetto questo dono come una sfida, lo accetto a nome della comunità e per la comunità, perché penso che un bene del genere restituito alla comunità si possono fare tante cose per la crescita civile, umana di questa comunità. Per me è un impegno, per me è anche una responsabilità accettare tutto questo. Mi auguro soprattutto che la comunità risponda, che San Luca risponda, che tutto il comprensorio possa accogliere un invito a tutte le attività che in questo immobile saranno d'ora in avanti realizzate. È una sfida che accettiamo anche per combattere, diciamo, certi fenomeni che non hanno aiutato in passato, non aiutano oggi e non aiuteranno in futuro la crescita della nostra comunità. Grazie. Grazie eccellenza, e allora procediamo alla sottoscrizione. Prego, dottore Guido. Grazie, i lavori proseguono. Bene, ta Luca, ti puoi piegare così come te ne cantiarci, ho capito che sei rimasto bruno.